Adesso torniamo a parlare dei disordini e delle violenze nel mondo musulmano contro il film blasfemo su Maometto. Disordini, lo abbiamo visto, ci sono stati in Libano e Tunisia, ma dove però la situazione sembra essere più drammatica è il Sudan. Per sapere allora cosa sta succedendo nel paese africano, in diretta telefonica da Khartoum c'è Monsignor Leo Boccardi, nunzio apostolico in Sudan. Buonasera e grazie per essere collegato con noi. Buonasera a voi. Ci può raccontare, Monsignore, cosa sta succedendo nel paese? Dunque, stiamo assistendo con preoccupazione a quanto sta avvenendo a Khartoum in queste ore. L'assalto alle ambasciate di Germania e a quella inglese sta creando un clima di grande apprensione e noi, occidentali e diplomatici, siamo stati invitati a muoverci con molta prudenza. È la risposta di una folla indignata che risponde in maniera violenta ad un attacco irresponsabile che non trova nessuna giustificazione nel nome della libertà o d'altro. Questo film volgare e offensivo ha ferito il sentimento religioso profondo del popolo sudanese. E oggi, che è venerdì, i discorsi nelle moschee sono stati a dir poco infuocati. La dichiarazione della Santa Sede è stata ben compresa e ripresa anche dagli organi di informazione. Grazie a Dio oggi non si è registrato nessun attacco alla Chiesa e alle sue istituzioni. E noi ringraziamo Monsignor Leo Boccardi, nunzio apostolico in Sudan, per essere stato con noi.